Giacomo Nebbiai delle RSU del Comune di Arezzo. Questa mattina la CGIL ha una conferenza stampa per lamentare un possibile problema nei prossimi anni dovuto al pensionamento di dipendenti e dirigenti e soprattutto al piano di assunzioni che il Comune ha stilato. Ci vuole spiegare quale potrà essere il problema? Sì, il problema potrà essere sinteticamente quello che il Comune vedrà inibita la propria capacità assunzionale nei prossimi 3 anni. E in un momento di pandemia in cui nei prossimi anni ci sarà bisogno di ripartire, sarebbe sicuramente a deperimento dei servizi. Questo a causa delle nuove, dei nuovi criteri per le capacità assunzionali, che non si basano più su un tetto di spesa storicizzato, ma si basano su un rapporto tra quello che si spende per le assunzioni e le entrate correnti degli ultimi 3 anni. C'è una tabella nel decreto legge che stabilisce queste nuove modalità con dei coefficienti, Arezzo a 27,60% perché rientra in un certo range demografico dai 50.000 ai 250.000 abitanti, per sua stessa ammissione, perché c'è una delibera di giunta che approva il piano triennale del fabbisogni di personale, dove si giustifica il fatto che si può assumere 5 dirigenti e 7 dipendenti, ma soprattutto 5 dirigenti che sono quelli che costano tanto, perché il rapporto del Comune di Arezzo si trova a 27,30. Capite voi che i cittadini, è giusto che lo capiscano, che questo rapporto è per così dire borderline, cioè siamo solamente dello 0,30% sotto il consentito, quindi il superamento di questa soglia è quantomeno probabile e il superamento di questa soglia, come ho detto, inibirebbe il Comune di Arezzo nei prossimi anni dal poter assumere. Voi avete provato a confrontarvi con l'amministrazione per cercare delle soluzioni alternative? Assolutamente sì, io sono anche un RSU del Comune di Arezzo, ci siamo incontrati varie volte, 2 volte alla presenza del sindaco Ghinelli, la prima volta il 23 dicembre, il sindaco sembrava aver anche dato dei segnali di apertura verso le nostre preoccupazioni, perché sono preoccupazioni, noi vogliamo bene al Comune di Arezzo, insomma. Ci prese tempo e disse che avrebbe approfondito la questione per poi darci una risposta. Ci siamo incontrati nuovamente il 15 di gennaio e il 15 gennaio, anche inspiegabilmente dal mio punto di vista, c'è stata una chiusura totale da parte del sindaco Ghinelli. No? Quindi ecco, secondo noi vogliamo, ripeto, bene al Comune di Arezzo, quindi non vogliamo metterlo in difficoltà e soprattutto vorremmo mettere in sicurezza il Comune da questo eventuale default assunzionale per il futuro.